Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Apex. Nello scorso abbiamo fatto, diciamo, un'introduzione alla nostra storia, però verso la fine dell'episodio siamo giunti qui, in questa casa che pare essere una casa abbandonata. E quindi a rigor di logica, se la legge dell'horror non ci inganna, in questo momento dovrebbe iniziare un po' la parte creepy, diciamo. Perché, signori miei, con Pokémon Apex, dopo che sabato avevo caricato già il primo episodio? Perché sostanzialmente è una serie che mi richiede poco editing, non c'è sidebar, non devo inserire niente, devo solo metterci la facecam. Perché dovete sapere, immagino che lo sappiate, ma questo qua è l'ultimo periodo scolastico, quindi sono un po' impegnato per cercare di recuperare le materie, ne ho alcune sotto, fra parentesi, per tenere sulle altre, quindi insomma, è già per esempio domani penso di riuscire a portarvi video, poi per mercoledì ho un mistero Pokémon che devo ancora registrare e editare, spero di farcela. Comunque vi ho già annoiato abbastanza. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare, no, cioè commentare no perché non avete ancora nulla con cui... Ditemi come siete messi a scuola, ho balbettato tantissimo. Ditemi come siete messi che mi interessa, così vedo se sono io l'unico ignorante qua oppure se c'è qualcuno che è scarso come me. Comunque iniziamo, ah, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Eccoci qua che siamo entrati e siamo tipo spostati dalla porta, cioè abbiamo la bilocazione. E niente, c'era la nostra rivale Eder, se non sbaglio, che ci voleva parlare, ci ha portato qua dentro. Questo posto sembra essere, ecco che ricominciamo con l'inglese che non capisco. Ah, sembra che sia stato saccheggiato, tipo. Sacked vuol dire tipo quello. Mi chiedo che cosa sia successo. Darò un'occhiata in giro, prova a non farti del male. Ok, tranquilla. E tra l'altro sono fermo, cioè potessi... Ah no, ok, posso muovermi, che bello. Un Pokédex! Cioè, quello che sembrerebbe essere un Pokédex. Che cos'è? Coso strano, perfetto. Vuol dire proprio coso strano questa roba qua. No, strano dispositivo, tipo una roba così. Tipo un dispositivo, non riesco a capire, a immaginarmi che cosa, per cosa possa essere usato. C'è una D sopra, oddio che scoperte, mamma mia, è il Dio, Dio, guardate che coincidenza. Un dispositivo con la D, sicuramente vorrà dire Dio, ma proprio, è un regalo divino, è tipo la spada nella roccia, non so se mi spiego. Punti... Ancora! Ancora sto coso, ma... Aspetta, fallo tornare, voglio vedere cos'è. Ah, ok, ho capito. Mi ero perso un passaggio, cioè siamo tornati a casa, siamo andati a letto e abbiamo fatto ancora sto sogno. E mo ci ha chiamato nostro padre, quindi siamo usciti dalla casa, purtroppo, perché io volevo esplorarla. Ciao figliolo. Odio fartelo sapere dal nulla, ma ho una conferenza a cui andare. Ok. Avrei voluto dirtelo prima, ma non mi è stato detto fino a ieri sera. In ogni caso, la colazione, vabbè, ma la colazione, raga, non la facciamo che siamo persone hack. Cioè, più che altro abbiamo capito che non serve a niente, quindi io esco di casa senza fare colazione e mio padre si è impegnato per niente. Povero. Ok. Ah, ok, pensavo stesse lagga... Oh, chi cazzo sei? Ah, ok, maledizione. Non posso credere di aver perso quel coso. Dove l'avrà nascosto quello scienziato? Oddio, raga, è inquietantissimo. Fanculo. Tornerò indietro più tardi. Il capo non sarà felice di tutto ciò. Oddio, raga, che cosa inquietante. Quel ragazzo, penso che quel ragazzo stia cercando il dispositivo che ho raccolto io. Mi chiedo dove sia andato. Quella strada è un vicolo cieco. Ok, aspetta. Proviamo a seguirlo, raga. Ma che... Non sapevo che ci fosse sta roba prima. Ok, ma tra l'altro noi stiamo andando senza Pokémon. Cioè, veramente, proprio no Pokémon. Cioè, per ora non ho ancora visto un riferimento ai Pokémon. Che oddio, questa qua è la musica di inizio gioco. Dove sono? Sono ancora nella città. Oddio, cos'è sto posto, raga? Cazzo, è lì il tipo. Ok, mi sa che dobbiamo tipo seguirlo.
Ok, queste scale qua sono fatte col culo. Perfetto, sta scappando. Noi lo stiamo seguendo per motivi arcani, non potevamo andare a fare altro. No, invece dobbiamo seguire un tipo con un cappuccio nero. È la Santa Inquisizione, lo sto studiando adesso a scuola. Sono loro, eh beh, uguali, cazzo. È la Santa Inquisizione, adesso vanno a torturare i protestanti. Dove vieni qua? Le streghe, strega! Sì, raga, ma quanto... Ehi tu! No, vai via! Ah, ok. Pensavi che non mi fossi accorto che tu mi stessi seguendo? Perché diavolo, per quale motivo sei qui? Now that you have seen, ora che mi hai visto, non posso andarti, non posso mandarti, non posso lasciarti andare. Aspetta un secondo. Non è niente di personale, ragazzino, è solo il mio lavoro. Dire tu per Ehi, dai, cazzo, c'è pure quello rosso. Neanche i Power Ranger erano così multicolor. Ok. You disappear. Ah, allora. Questo qua non si faceva vedere da 2 anni. E quello lì ha detto a quello lì che non sto capendo nulla. Perché effettivamente. Lascia andare il ragazzino. Certo che lo farò. No, col cavolo che lo farò. Questa piccola merda. Oh, molto, molto raffinati, devo dire, in questo gioco. Questa piccola merda sa troppo. Blaziken, ok. Ci sono i Pokémon. Vileplume, Sleep Powder. Ma scappa! Scappa! Oh, cazzo, raga, mi sa che. Non mi si... Rilassati, sei salvo adesso. Ma chi sta parlando? Non c'era nessuno. Che cosa è successo? La mia te... Dove sei? ti giuro che zio lo stavo per chiedere io. Dove sono? Che cosa mi è appena successo? Quello era tipo un mostro. Non ha senso tutto ciò. Ok. Sì, ma raga, ma... Ok, aspetta, lì c'è una porta. E mi sa che devo andare per forza lì. Merda. Ma questa è tipo erba in cui trovare i Pokémon. Però, grazie, non ho starter. Desert. Sì, vabbè, raga, allora, in questo episodio abbiamo visto una big city, un bosco, una caverna, un deserto, altro. E poi c'è un cactus bellissimo. E beh, bello, cioè, non sono ironico, è fatto bene. Un deserto. E appunto, non c'era nessun deserto vicino alla città. Dove cavolo sono? Sei esattamente dove dovresti essere. E dai, adesso c'è pure l'uomo dalla maschera di ferro. Oddio, raga, sta diventando inquietante. Un altro strano ragazzo. Chi sei tu? Un milione di domande, tutte risposte in time. Sei molto d'aiuto. Puoi dirmi almeno il tuo nome? Offro risposte ad una sola condizione. E grazie al cazzo non ho po' combattimento. Sei fuori di testa. Non ti andrò ad affrontare. Non ti andrò a sconfiggere per delle risposte. A duel of gentlemen as old as time. Di cosa stai parlando? Oh, raga, starter. Cazzo, ho sbagliato tasto, che fail. Porco, no, ascoltami. Sì, è bello, per carità, ma proprio no. Krogan già mi piace di più, sinceramente. Adesso ho l'ansia di vederla. Tra l'altro non c'è musica, non sono io che la tolgo nelle... Non c'è musica, è la cosa inquietante perché c'è una tempesta di sabbia Oddio. Allora, sto pensando... Per qualunque Pokémon prendo, lui prenderà sicuro. È proprio scontato quello che fa. Direi Krogan. Direi Krogan perché contro Baltoi potrebbe fare qualcosa. Inventarsi, non lo so. Vuoi dargli un soprannome? No, sarebbe troppo demenziale per essere un gioco horror. Hai scelto Krogan come tuo starter. La tua scelta è fatta. Sei pronto a iniziare?
Minchia se sei brutto zio però, mamma mia. Uomo mascherato manda in campo Cacne a livello 5. Noi abbiamo Krogank, perfetto. Tempesta di sabbia epilettica, mamma mia. Oh, ha preso... Ha preso Cacnea. Cioè, ha preso quello scarso. Buono così, va bene, io lo accetto. Lo avveleno, Poison Sting colpisce ancora. Ah, wow, perfetto. Devo dire che la fantasia, magari anche Baltoy aveva Poison Sting. Guardate che tempesta di sabbia epilettica, raga, ma che schifo. Tra l'altro lui deve avere l'abilità che lo fa resistere alla tempesta di sabbia nonostante sia di tipo erba. Comunque, devastato tantissimo. Comunque si sta facendo, cioè, non inquietante, però boh, mi mettono ansia sti qua. Guarda che brutto che sei. Ah! Perfetto. Gente normale, eh? Fantastico. Questo mostro risponde ad ogni mio comando. Grazie al cazzo è un Pokémon. Hai avuto la tua battaglia. Ora voglio le risposte. Chi sono queste creature? Oh, ho capito. Questi vengono dal mondo dei Pokémon, in un mondo dove i Pokémon non sono conosciuti. Per questo prima abbiamo detto quello era un mostro. Mentre alcuni provano a coesistere con loro, alcuni li allevano per battaglie e conquiste. Interessante. E tu quindi chi saresti? Raga, I'm Fellow of Infinite Jest, non so neanche come si pronuncia. The school, questo scheletro era il primo jester to the king, del re. Perché sta diventando tutto buio? Ma che cazzo? Ancora! Voglio capire cosa c'è qua. Di nuovo sto schifo. No, il telefono, allora. Il mio telefono? Creepy, finalmente, dove sei? Ho provato a chiamarti sin da ieri sera. Che cosa intendi? Voglio dire, ero preoccupata dato che non ti sei presentato a scuola ieri. Sei malato o qualcosa del genere? Sono a casa. Hai spento tu... Hai... sì, ciao. Hai speso tutto il giorno nel deserto? È ancora più importante. Come sono tornato indietro? Come sei tornato indietro? Sto bene. Ascolta, Heather. Ho qualcosa di importante da dirti. Poi possiamo incontrarci a pranzo? Sì, certo. Faresti meglio a muoverti se non vuoi arrivare a scuola in ritardo. La prima lezione inizia fra 20 minuti. Merda, devo andare, ci sentiamo dopo. Ok. Giustamente c'è rimasto Krogank. Ora ho questo Pokémon. E adesso? Non posso sicuramente rilasciarlo in natura. Sembra che io me lo devo portare appresso per adesso. E comunque è carino per essere un demone. Mi chiedo ancora. Voglio ancora sapere che cosa dicevano quelle persone. Immagino che questi mostri. Immagino che quei mostri che hanno utilizzato loro fossero Pokémon anch'essi. Quindi forse ce ne sono molti di più. Maledizione, odio non sapere le cose. Forse Heather mi potrà dare una mano. Oh, mamma mia, non me l'aspettavo sinceramente. Infatti mi stavo chiedendo, infatti notavo che non c'era nessun riferimento a Pokémon. Infatti dicevo, vabbè, magari sarà un gioco in cui con la grafica di Pokémon, ma senza i Pokémon. E no. E invece praticamente questi qua sono venuti da un altro mondo con sti Pokémon per motivazioni ancora sconosciute. Oddio, mi piace un sacco sta cosa. Comunque, direi che non ci abbiamo messo 20 minuti per arrivare a scuola, quindi se il prof mi dice che sono in ritardo lo picchio a sangue. Sembra che siate tutti in anticipo oggi. Creepy, dato che ieri non ti sei presentato... Ah, ok, dobbiamo rispondere alla domanda che ci aveva fatto tipo nello scorso episodio. La domanda, se non ricordo male,
Cosa esclama Amleto dopo aver tenuto lo scheletro nell'atto 5 della scena 1? Maledizione, mi sono dimenticato di leggerlo. Per qualche ragione mi sembra familiare come cosa. Forse posso cavarmela, tipo. Quando sei pronto, Creepy? Perfetto. Niente, niente. Halas pur, Yorick. Sì, giusto. Per la maggior... perlomeno è... Sì, è più o meno, diciamo, ecco. Ok, dai. No, allora non ho voglia di leggere le linee di Amleto, gentilmente. Quindi, sinceramente, me li balzerei volentieri. Queste sono le esatte parole che il ragazzo mascherato mi ha detto. Esatto, infatti era venuta fuori scritta con una scritta abbastanza inquietante, tra l'altro, con gli attacchi epilettici. L'ossessione di questo ragazzo con Shakespeare potrebbe rivaleggiare addirittura con quella di Mr. Burns. Perfetto, Creepy. Ora Amleto sta osservando. Ok, dai, veloce però. Memento Mori. Memento è la mossa che mi avevano usato tipo. Non mi ricordo se nella Crazy Lock. O comunque era una mossa che mi aveva tipo che non ricordavo. Dov'è Heather? Di solito sono io quello che arriva in ritardo. E oggi è completamente fuori dalla norma. Ok, almeno ho del tempo per pensare a ciò che è successo ieri. Quindi il primo ragazzo era un criminale. Penso che stesse provando a rubare il dispositivo che avevo raccolto. Dopo quella lezione che mi ha dato, non ho letto perché sono un ritardato mentale. Ricordo vagamente un'altra persona. Penso che mi abbiano salvato. La mia memoria è un po' in cortocircuito. Questi mostri che hanno attaccato. Con cui hanno attaccato devono essere dei Pokémon. Quindi, secondo quel Yorick, sono demoni. Niente di tutto ciò ha dannatamente senso. E c'hai ragione, caro mio, ti capisco. Tutto ciò che posso pensare è tornare indietro in quell'altro mondo. Vuoi dire che siamo finiti noi in un altro mondo? Oh, maledizione, dov'è Heather? Ah, ok, partita la segreteria, mi sa. Di solito facciamo sempre pranzo assieme, ok? La cena è finita, dobbiamo... Ok, va bene. Signori miei, dato che siamo arrivati già a 18 minuti, sono un cretino, devo star fermissimo. Ora dovrei andare a cercare Heather. Fermati. Cos'è? Un messaggio? Cosa? Mi H Ere. Ok, è ubriaca, è fattissima, cioè è clamorosamente fatta. Oh mio Dio, ma che cosa? Vieni qui? Dove? Dove sei? Stai bene? Ah, siamo noi che le stiamo scrivendo a lei. Co. Idar. È ubriaca, è semplicemente ubriaca, zio. Cioè, devi capire che. Factory. The Factory, devo andare lì adesso. E invece no, perché, signori miei, l'episodio finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate anche nei social che troverete in descrizione. E detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.